Benvenuti a tutti i lettori di HDBlog. Siamo nuovamente in compagnia del Samsung Galaxy Tab 10.1V, la versione Vodafone, con Honeycomb personalizzato, e oggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul reparto produttività, market e gestione dei contenuti come Office e tutta la parte della produttività. Partiamo direttamente dal market che è stato completamente ridisegnato, possibilità di utilizzare e scaricare tutta una serie di applicazioni con estrema facilità. Possiamo andare per esempio a cercare un programma come Astro, che è un file manager, oppure ancora possiamo andare a cercare ad esempio System Info, che è un programma che ci permette di andare a visualizzare tutte le informazioni di sistema del tablet o comunque del nostro Android. Vedremo tutta la parte relativa alle informazioni ed eventualmente tutta un'altra serie di informazioni relative ad altre applicazioni. Apriamo il programma che abbiamo già installato e, come vediamo, in questo caso il programma, non essendo studiato per il device Honeycomb, si apre solamente in verticale, ma comunque ci permette di andare a visualizzare e a funzionare senza problemi. Possiamo andare ad esempio a vedere alcune informazioni importanti come la risoluzione DPI del display, che è 160 DPI, o ancora la parte memoria, che ci indica che abbiamo in questo caso una memoria interna di 13.68 GB, quindi è un 16 giga, una RAM totale di 727 MB visibile, quindi sono è un giga, di cui solo 727 comunque vengono visualizzate, e poi ci dice la RAM libera in questo momento sono 150 MB, e altre informazioni sempre sulla memoria. Torniamo nella home, andiamo a vedere anche ad esempio la parte relativa al calendario che è stato completamente modificato, rinnovato, e che offre un'interfaccia decisamente migliore e più completa rispetto al calendario che troviamo su smartphone. È possibile ovviamente andare a visualizzare tutte le informazioni per mesi, giorno, settimana o appunto mese. Possiamo ad esempio entrare in un giorno, e qui noi abbiamo inserito un calendario delle festività, quindi è possibile andare tranquillamente ad aprire un nostro appuntamento in questo caso e vedere con questa finestra pop-up le informazioni su questo appuntamento. Con i dettagli noi apriremo ancora questo appuntamento, possiamo poi andare ad aggiungere un reminder oppure completare l'operazione. È possibile poi ovviamente andare ad attivare e quindi ad aggiungere una serie di appuntamenti, e come vedete in questo caso il verde ci indica che stiamo aggiungendo un appuntamento sul calendario verde, che in questo caso è il nostro personale. Basterà cliccare sul lavoro, quindi sulla possibilità di inserire il calendario lavoro, e automaticamente il calendario diventerà l'appuntamento verrà memorizzato come calendario lavoro. Presente anche il widget calendario, che ci permette di cliccare e aprire il nostro calendario oppure di aggiungere un appuntamento direttamente dalla home. Molto interessante anche la possibilità di utilizzare Google Maps, che offre un'ottima gestione dell'interfaccia. Interfaccia che ovviamente in questo caso ci geolocalizza con le informazioni di rete, ma se noi volessimo possiamo tranquillamente andare nei settaggi ad andare ad esempio ad attivare il GPS, che comunque è ovviamente incluso all'interno di questa tavoletta. Torniamo su Google Map e vediamo come in questo caso la nostra posizione presa senza l'uso del GPS è in realtà fedele a dove siamo. Noi siamo realmente in questa posizione. Possiamo andare ad esempio a ricercare Milano. Se cerchiamo Milano possiamo vedere come l'interfaccia mappe ci permetta poi di andare a visualizzare tutta la nostra cartina con i palazzi 3D. È possibile poi muovere la cartina in tutti i modi, con il pinch to zoom è possibile zoomare sulla carta, è possibile poi con un gesto multitouch muovere la cartina nelle varie direzioni, e poi è possibile di nuovo tornare a dove eravamo all'inizio.
e ovviamente la possibilità di navigare. Possiamo andare ad aprire ad esempio il navigatore, automaticamente noi avremo tutte le informazioni sulla navigazione che ci vengono fornite in questa piccola schermata e nel momento in cui decidiamo di navigare basterà cliccare e si aprirà automaticamente il nostro navigatore. Andiamo ad esempio adesso a vedere il programma Evernote, un programma che ci permette di andare a scrivere e a sincronizzare tutta una serie di note e quindi possiamo tranquillamente scrivere e prendere qualsiasi tipo di appunto. Cancelliamo questa nota e torniamo alla home. Il programma Evernote è un programma estremamente conosciuto. Molto carino, un programma che abbiamo scaricato e che abbiamo messo nella parte multimediale, che in realtà comunque può essere considerato anche un programma per il lavoro e comunque la nostra produttività. È una lavagna in pratica che ci permette di andare a utilizzare tutta una serie di colori, per esempio, e noi possiamo scrivere su questa lavagna quello che vogliamo. È possibile anche andare a utilizzare ad esempio un marker, quindi andiamo anche a scegliere un colore magari più marcante e come vedete non abbiamo problemi anche nel gestire il tablet come fosse una lavagna. Può essere comodo per prendere determinati appunti e quindi un programma studiato per Onicom sicuramente carino. Dicevamo sempre relativo al mondo della produttività, possiamo installare ad esempio un file expert che ha un file manager estremamente potente che ci permette di andare a visualizzare tutti i file all'interno del nostro programma, eventualmente collegarsi a un network e quindi vedere i file in remoto su altri computer, oppure ancora gestire tutte le applicazioni che abbiamo all'interno del sistema e perché no, cliccando sopra è possibile disinstallare l'applicazione, backupparla o aprire magari l'applicazione all'interno del market e come vedete funziona con estrema semplicità e molto bene. L'area di notifiche ci mostra che il programma è ancora in attività, quindi basterà cliccarlo per tornare al programma, quindi un'area di notifiche che ci permette dinamicamente di vedere anche tutte le applicazioni presenti all'interno del nostro sistema, in questo momento attive. Non tutte le applicazioni ovviamente hanno la possibilità di avere una notifica sul display. QuickOffice è un programma famosissimo che ci permette di andare a leggere tutti i documenti PDF oppure tutti i documenti della suite Office, quindi con estrema facilità noi possiamo tranquillamente andare ad esempio ad aprire o a creare un documento. Possiamo creare documenti Word, Excel, sia della suite nuova di quella vecchia e PowerPoint. Andiamo ad esempio ad aprire un documento Excel e come vedete l'interfaccia grafica con il display 1280x800 è veramente molto appagante. Questo software è studiato appositamente per Onicom e quindi abbiamo tutta una serie di funzionalità direttamente sulla barra superiore che ci permettono di andare appunto a gestire la nostra interfaccia. Sotto troviamo i vari fogli ed è la possibilità poi di eliminare un foglio o aggiungerlo. Qui troviamo tutta la parte delle funzioni con la possibilità poi di ricercare le funzioni all'interno del nostro database e quindi una completezza ottima da un punto di vista di sistema di questo programma. Andiamo a eliminare il file, la stessa cosa la possiamo fare con un documento Word. Documento Word che sarà un foglio bianco con la possibilità di andare ad attivare tutta una serie di opzioni di carattere, di allineamento, colori, quindi comunque un'ottima gestione del sistema. Possiamo poi ad esempio andare a inserire un'immagine, come vedete il tutto è assolutamente rapido e molto veloce. Possiamo anche impostare una differente grandezza, per esempio mettiamola in questo caso di questa grandezza e poi comunque possiamo tranquillamente gestire tutti i contenuti all'interno del sistema anche attraverso l'utilizzo del multitouch. Discard e quindi non salviamo niente.
Un altro software sicuramente molto interessante è LogMeIn, che ci permette di gestire in remoto il nostro computer. Se lo lanciamo, possiamo tranquillamente visualizzare, ad esempio, il nostro computer. Qui ci dà una serie di informazioni, continuiamo sul computer e automaticamente noi potremo accedere alla schermata principale del nostro computer. In questo caso, vedete, abbiamo Windows 7, è poi possibile utilizzare il pinch to zoom per muoverci nell'interfaccia. E quindi avere una gestione remota del sistema direttamente su Onicom. La possibilità di avere un display da 1280x800 è sicuramente un plus importante perché ci permette di gestire in maniera completa la nostra interfaccia. È poi possibile andare ad agire su una serie di funzionalità e quindi gestire tutto il sistema in maniera estremamente semplice. Chiudiamo LogMeIn e ad esempio andiamo a vedere tutta la parte relativa al mondo delle news. Mondo delle news che spazia su diversi fronti. Noi abbiamo installato per esempio Repubblica Plus, che è un programma per gestire tutte le news del giornale appunto La Repubblica, un programma che è studiato per Onicom, che comunque offre una leggera scattosità. Diciamo che i contenuti sono estremamente pesanti e come vediamo, per esempio, possiamo interagire con tutta la parte multimediale delle foto senza nessun problema. Possiamo, per esempio, andare a vedere qui c'è un play, quindi possiamo tranquillamente visualizzare un eventuale filmato correlato e questo filmato ovviamente verrà caricato dalla rete. Torniamo indietro. È possibile usare il multitouch per visualizzare meglio l'interfaccia, però possiamo più facilmente cliccare su un articolo per vederlo in formato testuale, quindi una ottima modalità di lettura del giornale. Purtroppo, come vedete, nel girare le pagine c'è una leggera scattosità. Questa scattosità non è dovuta da questo tablet, ma tutti i tablet che abbiamo provato, Xoom e Acer Ricoh A500, hanno lo stesso identico comportamento, quindi è l'applicazione in sé che è un po' lenta. Andiamo però poi a vedere ad esempio l'Espresso, l'Espresso che ci permette di scaricare un contenuto direttamente dal nostro tablet. Noi abbiamo già scaricato l'Espresso del 21 aprile. E come vedete qui invece la possibilità di sfogliare le pagine, ovviamente a download completato, è migliore e più rapida. Ovviamente non manca la modalità landscape e quindi anche la modalità portrait. Possiamo tranquillamente andare a fare un pinch to zoom su tutta l'interfaccia. Molto interessante invece il programma Press Reader, un programma che è disponibile anche su Onicom, scusate, su smartphone. In questo caso abbiamo scaricato due giornali, il giornale appunto, e in questo caso non abbiamo problemi nel gestire tutti i contenuti del quotidiano. Possiamo tranquillamente cliccare su un determinato articolo per zoomare, possiamo utilizzare anche il pinch to zoom. In questo caso Press Reader ci offre una lettura molto migliore di tutti i contenuti. Purtroppo non sono tantissimi i giornali presenti su questa piattaforma di lettura, però possiamo tranquillamente andare ad esempio a saltare tramite l'indice sulle varie pagine. Oppure ancora andare direttamente ai contenuti tramite l'indice, molto molto semplicemente. Questo programma permette anche di scaricare tutta una serie di libri e di riviste quotidiane direttamente da tutti i paesi del mondo. In questo caso possiamo scegliere by country o per lingua. Noi ad esempio mettiamo l'italiano e in Italia vediamo che ci sono 15 giornali disponibili. Potremo scegliere il giorno esatto in cui scaricare la nostra applicazione. Quindi un'esperienza di lettura dei quotidiani estremamente appagante che si unisce poi all'esperienza web che è molto molto piacevole. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, ci rivedremo in seguito per altri focus su Onico.